Vi ringrazio. E ora do la parola ai rappresentanti dei gruppi che hanno chiesto di commemorare la figura di Antonio Luongo. Il primo iscritto a parlare è il deputato Roberto Speranza. Prego, deputato Speranza. Grazie Presidente. Non è facile ricordare Antonio Luongo. Non lo è in modo particolare per chi della storia che Antonio ha contribuito a creare si sente in qualche modo figlio. Antonio è stato una persona semplice e al tempo stesso geniale. Utilizzo un aggettivo ambizioso, lo so, ma credetemi, era proprio così. Semplicità e genialità, due parole che esprimono concetti distanti, profondamente diversi, ma Antonio li teneva benissimo assieme. Un deputato semplice, qualcuno sbagliando, potrebbe dire addirittura un deputato qualsiasi, ma un grande dirigente politico, un uomo della sinistra, innamorato della propria terra, la Basilicata, di cui è stato per molti anni l'indiscusso capo politico. È stato lui a dar vita all'esperienza del centrosinistra lucano, vincente dalla metà degli anni 90 fino ad oggi, capace di unire la fortissima tradizione democristiana con quella comunista e socialista, quasi ad anticipare la genesi del Partito Democratico, di cui alla fine sarebbe generosamente diventato segretario regionale. Antonio si era fatto conoscere ed apprezzare come rappresentante degli studenti a Potenza e poi a Roma, alla Sapienza, dove guidava gli universitari della FIGC. È stato un cultore del primato della politica, della sua autonomia e della sua capacità di guidare la società. Antonio è stato un uomo onesto e sempre disinteressato, uno che ha fatto politica per passione e per convinzione profonda. Non metteva mai, mai avanti se stesso, ma sempre gli altri e il progetto politico che aveva in testa. Voglio rivolgere un abbraccio fortissimo da parte di tutto il gruppo del Partito Democratico e di tutti i dirigenti del Partito Democratico alla moglie Lilli e alla figlia Marzia, di cui Antonio è sempre stato orgogliosissimo. Negli ultimi giorni di vita, Antonio aveva partecipato ad una riunione dei giovani democratici in un piccolo paese, in una comunità vicino Potenza, e, commosso dalla genuinità politica di quei ragazzi, si era messo a piangere. Cosa molto strana per uno come lui, per uno che ne aveva viste e fatte tante, quasi un segno premonitore. Forse dietro quelle lacrime c'è il messaggio più vero che Antonio ha voluto lasciarci. La politica è una cosa bella se sa essere vera e se sa disegnare e costruire la visione di una realtà migliore. Antonio ci manca. Antonio mi manca tanto, ma la nostra sfida sarà tenere viva ogni giorno la sua lezione bellissima. Grazie, deputato Speranza. Adesso, colleghi, iscritto a parlare è il deputato Antonio Placido, a cui do la parola. Prego. Grazie Presidente. Già stato detto delle tappe essenziali della vita e della formazione politica di Antonio Luongo. Io aggiungerei questa esperienza che lo forma come dirigente nazionale straordinaria della FIGC romana, qui all'Università della Sapienza, dove è il principale animatore di un laboratorio nel quale alla metà degli anni Ottanta si costruisce un'esperienza che rompe la cappa dell'egemonia dei cattolici popolari nell'università italiana e dà la stura perché possa andare avanti l'esperimento della FIGC rifondata nel periodo che va fra le direzioni di Folena e di Cuperlo. Antonio è stato poi, è stato ricordato, straordinario protagonista politico della costruzione dell'esperienza del centrosinistra lucano, difficile in una fase drammatica, post-Tangentopoli, in cui bisognava costruire una relazione con un'area
un fortissimo popolare radicato Partito Democristiano, la DC di Emilio Colombo. Antonio lo fece con grande acume tattico, anche con grande scaltrezza espressiva.